Gran pubblico e atmosfera da playoff per la gara 1 dei quarti di finale al Cotta Morandini di Torre. La Valpigol non vedeva l'ora di misurarsi con le squadre dell'Est nelle sfide eliminazione diretta. L'avversario è il Pieve di Cadore, già battuto 12 mesi fa, ma da prendere con le molle. Entrambe le squadre giocano a tre linee piene, ne guadagna il ritmo fin dai primi minuti. Il Pieve aggressivo, la prima occasione è sua, Alex Talamini, saggi riflessi di Armand Pilon. La prima linea torrese sente il clima da Serie A e si esalta. Michelin Salomon chiama in causa Silva, che attende l'inserimento di Pietro Canale, e lo serve con il contagiri, staffilata di Boom Boom e immediato vantaggio dei biancorossi. L'immagine da dietro porta mostra come Canale si sia infilato in un corridoio libero. La seconda linea non vuole essere da meno, appena vede libero Cordini gli serve un disco da appoggiare in rete. Fefe ringrazia e non sbaglia. Terza linea sul ghiaccio e terza rete a tabellino, fa tutto Duran Varese. Difensore saltato e portiere beffato, il disperato tentativo del terzino del Pieve che lancia la stecca disturba il portiere Frescura. Le folate offensive della Valpigol sono continue, Davide Martino imbecca Duran Varese, ma questa volta la chiusura è efficace. Per Martino l'appuntamento con la doppietta è soltanto rimandato, retrocesso sulla linea dei difensori in occasione di un doppio power play, si fa trovare pronto l'appuntamento con il tiro. Il disco accarezza la traversa e si insacca, dopo soli 12 secondi siamo già 4-0. Non c'è pace per il Pieve, schiacciato nel suo terzo. Matteo Frescura, scuola Cortina, fa quello che può per evitare i veneti un passivo troppo pesante. Il top scorer Pozzi non ha ancora segnato. Qui prova a ingannare il portiere sbucando da dietro porta. Il quinto gol è maturo e ancora una volta scaturisce da un'azione sulla sinistra. Il passaggio di Silva e il tocco di Marcolino Pozzi. Il primo tempo si chiude dunque sul 5-0. Cosa volere di più? Si attende una frazione centrale più equilibrata, i veneti partono all'attacco ma si sbilanciano e i biancorossi sono letali in controfuga. La triangolazione tra Gardiola e Cordini è deliziosa e Paolino firma la rete numero 6. Seconda linea in stato di grazia, il disco corre e Frescura ci mette una pezza. Pietro Canale concede ora un numero da YouTube, doppia finta spettacolare ma il tiro è meno efficace. Una piccola disattenzione di Andrea Tura concede una ripartenza al Pieve. Gallarotti si presenta da solo, ma Armand Pilon chiude lo specchio della porta. La Valpigol non segna da ben 9 minuti, si fa per dire, la prima linea decide di provvedere. Canale chiama in causa Pozzi, ma il primo tiro è respinto, il secondo finisce sul palo e il terzo va finalmente a bersaglio. Rivediamo l'azione del numero 5, tecnico del Capardio. Il Pieve si salva con un po' di mestiere sulla controfuga di Federico Cordin, porta scardinata, rete evitata. Per l'arbitro Nicola Basso, che ha ben diretto con Scanacapra e Vignolo, l'intervento è regolare. I veneti hanno carattere e qualche buona individualità. Nicola Soravia recupera il disco e lo serve a Giorgio Talamini, che con abilità e fisico si crea lo spazio per il tiro. Pilone battuto, seconda sirena, punteggio 7-1. Lo spettacolo prosegue nel terzo tempo. In soli 24 secondi la Valpigol organizza un'azione corale da manuale. Disco scagliato nell'angolo da Pozzi, Capitan Silva morde il difensore e se ne appropria. Alex Bertigno ripropone in avanti e Canale non dà scampo ad Alla Santa, subentrato a Frescura. La velocità di Marco Pozzi è di un'altra categoria. Il centro della prima linea se ne va in solitaria, Mirko Talamini è lasciato sul posto. Giorgio Talamini, il migliore dei suoi, sbilancia l'attaccante al momento del tiro. Pozzi chiede il rigore e le immagini da dietro porta sembrerebbero dargli ragione. Basso di diverso avviso. Il Pieve con orgoglio non rinuncia ad attaccare. Simone Armand Pilon chiude due volte sul pericoloso Giorgio Talamini. Poi la difesa riesce a spazzare. La premiata ditta Cordin Gardiol semina il panico nella retroguardia veneta. Il palo nega la nona marcatura. Da apprezzare comunque il guizzo del numero 54. Gardiol, sempre lui, si rifà pochi secondi dopo. Ennesimo assist al bacio di penna e raso ghiaccio preciso nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Il pur positivo dalla Santa allunga il gambale, ma proprio non ci arriva. È difficile scegliere la rete più bella della serata. Personalmente propenderei per questo tocco astuto di Cordini su conclusione della distanza di Tura. Le altre inquadrature testimoniano l'importanza della deviazione cercata e voluta da Fefe, che vale il 10-1 conclusivo.
L'ultima azione della gara è di marca veneta, ma serve soltanto per far fare un figurone a Simone Armand Pilon. Stupenda la chiusura di Gambale su Andrea Gallarotti. La Valpigol vince 10-1 la prima gara dei quarti, rivincita a Pieve di Cadore la sera di sabato 16. Non lasciate la pista! Ragazzi, non... Eric Michele Salomon, una partita di playoff. Il risultato dice che la Valpigol è stata nettamente superiore, ma questo non toglie valore alla prestazione, perché anzi siete stati forti voi. Il Pieve ha giocato la sua partita. Sì, siamo stati bravi, gli errori li abbiamo pagati subito, abbiamo fatto un errore, hanno segnato. Adesso si spera che la prossima partita vada così, ma se giochiamo in questa maniera sicuramente andrà così. Quanto è importante poter girare a 6 in difesa e non a 5, quindi con delle coppie tendenzialmente fisse e anche con un terzetto offensivo tendenzialmente sempre lo stesso? Tanto importante nelle partite difficili, perché hai bisogno di rifiatare e quindi c'è bisogno che si gira a 3, rispetto già all'anno scorso che invece eravamo sempre un po' tirati, 5 difensori, 4 difensori. Quest'anno abbiamo una buona difesa, siamo 3 linee, tutte e 3 capaci e... giriamo così e va bene. Cosa si fa per affrontare una trasferta come Pieve di Cadore, che è praticamente come andare a Cortina? Prima di tutto bisogna riposare il giorno prima e poi sicuramente sul pullman stare tranquilli, riposare ovviamente, cercare di arrivare un po' prima, un ottimo riscaldamento per buttare giù la tensione, riprendere le gambe e poi si gioca e... si spera che vada bene, anzi andrà bene perché siamo tutti molto caldi per questa partita. Ok, Martina, una prestazione importante da parte di tutte e tre le linee, tutte a segno, e tu sei stato chiamato da Marco Pozzi il più importante recuperatore di dischi della squadra, è un bel segnale di stima. Sacrificio, sì, sono stato chiamato a un lavoro magari un po' più nelle retrovie, però secondo me non meno importante e spero di essere di aiuto a questa squadra e di centrare l'obiettivo di quest'anno, che è ovviamente di vincere, di salire. Era il clima che si respirava, di festa, di gioia, di voglia di accompagnare questa squadra, un po' il discorso che abbiamo sempre fatto di Casavalpe, che finalmente con questi quarti comincia a prendere forma. Abbiamo bisogno che continui così proprio per accompagnare questi ragazzi fino in fondo e al meritato salto di categoria. In pista si è vista una bella Valpigol. Sì, direi bella, consapevole, matura, al punto giusto, quadrata, piacevole nel gioco. Chi è venuto stasera si è divertito, così come chi era già venuto a vederci magari col Milano. Vi dicendo, l'avversario era un avversario... direi di rispetto, perché il livello di gioco comunque del Pieve era buono e quindi siamo soddisfatti, perché è il momento giusto per portare a maturazione quanto fatto fino adesso da Alex Silva, Marco Pozzi e da tutti i ragazzi. Per quanto riguarda la gestione della squadra, direi confermato, Eric Migliotti come allenatore, con Silva e gli altri ragazzi più esperti che danno in qualche modo qualcosa in più. Assolutamente, Eric sta facendo direi un'esperienza, se vogliamo, nuova. C'è ormai un gruppo di lavoro sul ghiaccio che è fatto di ragazzi che giocano, di Migliotti fuori dal ghiaccio e qualcun altro che, come avete visto stasera in panchina, ha accompagnato i ragazzi in un iter in questi mesi di motivazione e di consapevolezza del gruppo e che siederà in panchina, e quindi è un mix che si sta creando, credo, abbastanza originale e unico.